Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati dalle vacanze, anche da parte di YouTuber falliti in partenza, perché giustamente non è il primo video uscito dopo le vacanze, ma comunque è un modo per risalutarli ancora. Allora, dunque, oggi andiamo a vedere uno YouTuber un po' particolare. Allora, questo YouTuber, Osama Abdelmalki, cazzo che nome intelligente che c'ha. Allora, il titolo del video è GTA V, cioè GTA V, sì, ok, GTA 5, anche io però faccio un chilo con un mattone in tasca. Allora, GTA 5 PC, il CDK, tra parentesi, codice seriale, punto interrogativo. Cioè, praticamente lui sta parlando del serial key di GTA 5. Andiamo a vedere che cosa ha da dire, cambiamo la prospettiva, ecco qua. Allora, sì, questo è purtroppo quello che ci si presenta davanti. Io non ci capisco un cazzo, non so neanche che cosa sia. A Tube Catcher, ah sì, è quello, giusto, è giusto per ripari i video. Allora, praticamente andiamo a sentire che cosa ha da dire. Comunque, il video ha 222 like e cazzo, 1521 dislike. E con 403.714 visualizzazioni. Cazzo, un video sul seriale di GTA 5 lo vorrei fare anche io a sto punto. Diamo un'occhiata a questo YouTuber da 345 iscritti. Via con il video. Ciao ragazzi, vi volevo dire. Si sente basso, ma non è colpa mia, è lui che è basso. Io proverò ad alzarvelo un po', ma i miracoli non li posso fare ancora, eh. Io continuo sempre a dirlo, non è colpa mia, sono loro che abbassano il loro audio e io non posso fare due tracce audio per alzare la sua e tenere bilanciata la mia. Abbiate pietà, cioè. Allora, finalmente ho scaricato GTA 5. Oh, bene. Allora, Lo hai ecco scaricato cosa? Da Steam? Vabbè, comunque questo lo andremo a sentire dopo. Sì, ho capito, se non fai avanti e indietro. No, no. Sta fermo con quel mouse. il problema che ho trovato. Scusate, un secondo. Torno un attimino indietro. Voi mi riuscite a spiegare che cazzo sta facendo? Sta facendo così con le mani? No, perché, cioè, quello che sentite è questo. Sentite un attimo, eh. Allora, il problema che ho trovato è DownTorrent. DownTorrent, maledetto bastardo, scaricato GTA 5 di Skid Row. DownTorrent, maledetto. Andiamo a vedere che cosa chiede. Ma si capisce qualcosa di quello che dice ogni tanto? Magari. Sembra un nastro mandato al contrario, è inquietante. E vabbè, dopo aver scaricato. Dopo aver scaricato. Vieni qua. Qui poi installare, Si change, installare, eccetera. avanti. 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 Qui dice CDK. Accidenti, chiede la CDK e non ce l'ha. Ah, mo abbiamo capito che cosa chiedi ora. Ecco perché quel punto interrogativo con codice seriale Serve il codice seriale che è. io per ora non so Beh, mettici quelle A che ci hai messo, forse funziona. se qualcuno di voi sa il codice seriale Eh sì, se lo sa te lo viene a dare a te. Ma Piero, ma secondo te te lo vengono a dare il seriale? Ma dai, ma non è me lo possibile. scrivessi sul commento per favore. A me serve il codice seriale del CD. Per favore, se qualcuno già l'ha scaricato e sa le
CD, il codice, me lo può scrivere sul commento, per favore, ve lo chiedo per favore. Per favore, regalate la vostra CDK a questo povero ragazzo che vuole giocare a GTA 5, vuole diventare uno dei tanti coglioni che ci sono in rete su YouTube a fare i video dove fanno le corse malate, dove magari i malati invece sono loro, non è che sono le corse che sono malate, non so perché le hanno chiamate corse malate nel gioco, ma qua di malato ci sono questi ragazzi. Io posso capire, ogni tanto un gioco craccato lo puoi anche prendere, cioè anche io mi si mette in mezzo, anche io li ho presi. Li ho scaricati, lo ammetto, ma cazzo, stai zitto, non dirlo in giro che vuoi un gioco craccato. No, questo qua va pubblicamente a dire: ho scaricato il gioco craccato di GTA 5 tramite torrent e voglio anche il seriale, se me lo potete dare per cortesia, eh? Cioè, no, perché scrivere su Google GTA 5 Serial K è troppo faticoso. Se poi magari ti fa anche il controllo magari online della licenza, ragazzi, sono le protezioni che ci sono su internet. I giochi, quando magari vale la pena, se vi piacciono, comprateli. Perché anche io vorrei giocare a GTA 5, Oh, povera Stella, se intanto però fermi quella cazzo di freccia del mouse che fai, continui a masturbare avanti e indietro, evidenziare inutilmente avanti e indietro, e che è un'ossessione, mi fai un favore, cazzo. e se volete scaricare anche voi GTA 5, ho già fatto un mio video, lo troverete sul mio canale, e come si fa a scaricare. Vi spiega come scaricare GTA 5, però purtroppo per la Key non lo sa. Poco tanto, insomma. E vabbè, quindi vabbè, niente, vi chiedo solo questo favore, se sapete il codice, per favore me lo potete scrivere sul commento di questo video. Ok, alla prossima. Ma sta usando una motosega, sta usando che cosa? Ciao. Ciao. Questo io spero che sia il primo e ultimo video che vedo di questo qua. Uè. Ciao Robo, ti vedo lì sotto. Ciao Nani, come va? Tutto bene? No, ragazzi, dai, allora, io posso capire e comprendo anche chi usa e chi fa uso di giochi craccati. Ciao Mari. Come stai? No, ti vedevo lì nell'angolino. No, chi fa uso di giochi craccati, io lo posso anche capire. Ci sono persone, anche io li ho usati, li ho scaricati, e quando magari un gioco non so se mi può piacere o meno, perché magari la presentazione, magari che vedi anche su Steam, non mi convince troppo. Non devi andare in giro su YouTube e dire: io ho scaricato da torrent questo gioco e voglio il seriale perché mi serve, perché se no non riesco a craccarlo. Se volete sapere come si cracca il gioco, venite nel mio canale e guardatelo. Ma ti pare di avere un canale con una bella reputazione? Dai! Non è una novità che la gente scarica i giochi e li mette la crack per poi giocare, però non è neanche bello mettere la pubblicità così spudoratamente sul proprio canale e far vedere che tu proprio il gioco lo vuoi craccare. Cioè, così proprio sei proprio un pirla, dai, lasciatelo dire. Questo è proprio un youtuber fallito, non in partenza, ma è youtuber fallito con licenza. Quindi, ragazzi, direi che possiamo concludere qui per quanto riguarda con youtuber fallito in partenza. Con le altre serie siamo già avanti, ci stiamo preparando. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. E spero che non sia di giochi craccati.